Il piano sociale di zona S10 annuncia la proroga sino al prossimo 14 agosto delle iscrizioni per la frequenza degli asili nido e micronidi di prima infanzia presenti nel Vallo di Diano e nel Tanagro. Per andare incontro alle esigenze degli utenti, inoltre, la richiesta documentazione ISEE potrà essere integrata anche successivamente alla data del 14 agosto prossimo. Ricordiamo che possono presentare la domanda i genitori di bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi o chi ha la potestà genitoriale dei bambini residenti in uno dei 19 comuni dell'ambito S10, Atena Lucana, Oletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro Altanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano. L'iscrizione può essere effettuata anche dai genitori di bambini non residenti, ma domiciliati nel territorio dell'ambito S10 per motivi di lavoro o di cura di un familiare anziano over 65 o disabile residente. Le strutture che ospitano gli asili nido e i micronidi di prima infanzia sono presenti nei comuni di Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio e Teggiano. A breve saranno attivati micronidi anche nei comuni di Auletta, Sanza e Sassano. Le domande vanno presentate utilizzando l'apposita procedura online sul sito istituzionale all'indirizzo www.pianosociale10.it del piano di zona S10, attingendo le relative notizie nella sezione bandi scadenza, avviso iscrizione nido e micronido. Non sono ammesse le iscrizioni in forma cartacea.